Per quello che riguarda la ricerca scientifica in Italia, qual è il quadro per quel che sono i finanziamenti, diciamo? Il quadro insomma, è un quadro abbastanza negativo, onestamente, senza giri di parole, insomma, è questa la situazione. Non è mai stato un quadro, diciamo, particolarmente felice. L'Italia non è mai stato un paese che ha investito in maniera, forte, ecco, nella ricerca. E adesso però è un periodo che indubbiamente è molto più difficile anche rispetto ai momenti difficili che ci sono stati in altri periodi in passato e rispetto alla media di quanto l'Italia abbia investito in passato nella ricerca, e questo è dovuto insomma in parte a ragioni diciamo contingenti, perché c'è una crisi economica che colpisce un po' tutti, in parte anche a scelte, devo dire, politiche, perché poi uno anche di fronte alle crisi può decidere che alcuni settori vanno incoraggiati e altri vanno tagliati, e in Italia in realtà quando c'è da tagliare si taglia sempre nella ricerca e nell'istruzione. Insomma, questa è una decisione politica, insomma, non è scritto da nessuna parte che debba essere fatto. Negli Stati Uniti funziona così: i dottorandi e i postdoc sanno che non tutti tra loro diventeranno professori, ma sanno anche che andranno a lavorare comunque nella Silicon Valley o in qualche altra realtà innovativa e competitiva. In Italia sembra insomma evidente che l'alternativa è il call center, no? Quindi. Senti, parliamo invece di una delle tue creature, che è Plero. Boh, è nato un po' così, come tentativo di vedere se si riusciva a fare un po' di divulgazione in rete, che all'epoca in Italia non è una cosa che era fatta molto. Adesso devo dire che la qualità e anche proprio il numero dei blog scientifici che esistono è aumentata moltissimo negli ultimi anni, ma onestamente nel 2006 non era così. Quello del post è nato dopo, in realtà ce l'ho da meno tempo, e appunto è nato praticamente è con la fondazione del post. È stato uno dei primi blog del nucleo che è entrato subito appena il giornale, appunto appena il post è stato fondato. Invece Saturno? Saturno, boh, ha scritto un po' di cose. Saturno è l'inserto culturale del Fatto Quotidiano. Ha scritto un po' di cose, c'è cioè una collaborazione così, un po' più libera in realtà. Il blog, per sua natura, come sa chi ha un blog o chi frequenta molto la rete, è una cosa che va curata proprio nel senso pratico del termine, cioè devi farlo in maniera abbastanza assidua, e il risultato si costruisce nel corso di molto tempo, cioè non è il singolo post, il singolo articolo, no, che fa il blog, ma è la somma di tutto quello che scrivi, che piano piano acquista una voce, una fisionomia, eccetera. Quindi è fatto di tanti piccoli interventi. Passando invece ai tuoi libri, ti volevo chiedere un po' la loro genesi, appunto, e come stanno andando, anche dal punto di vista, diciamo, delle vendite. Bene, stanno andando bene, insomma, per quanto, vabbè, fatta tutta una serie di premesse che forse importano anche poco, però insomma che in Italia il settore della saggistica chiaramente è il settore più difficile di altri, della narrativa, per esempio, e anche se questa poi è saggistica così un po' più, non è saggistica accademica di quella, insomma, però. Sempre saggistica. Come sono nati, volevi sapere, Seconda Stella a Destra era nato proprio, quello può essere interessante perché era nato proprio sul web, in realtà era nato da una serie di post che ho scritto per l'anno internazionale dell'astronomia. In realtà l'anno internazionale dell'astronomia era un po' anche una scusa, insomma, non è che fosse imposto dall'alto o niente, insomma. Però appunto avevo scritto questa serie di biografie di astronomi sul blog, e questa cosa appunto era finita nel radar di qualche editore, e poi insomma è venuto fuori un libro. Quindi è un libro che è nato proprio dal modo, dalla scrittura sul web. Secondo te il fatto che ci siano finalmente, ormai da parecchio tempo comunque, i blog scientifici di divulgazione in Italia, effettivamente potrà contribuire a diffondere proprio il sapere in una maniera nuova?
Secondo me sì, però sarà uno dei tanti modi, cioè non diventerà il modo dominante. Credo che il web in realtà sia un po' per sua natura, vada a cercarsi dei lettori nelle nicchie, no? Cioè, quindi secondo me quello è il suo bello e anche il suo limite. Non so se tu hai seguito la vicenda di Foldit. Quella delle proteine, dici? Sì, quella delle proteine, esattamente. Mi ricordo che era stata lanciata circa un paio d'anni fa e ovviamente tutti potevano giocare insomma, piegare le proteine, però poi in realtà i risultati che ne sono derivati sono stati importanti. Si è riusciti a trovare alcune configurazioni che nemmeno con le simulazioni del computer si era riusciti a fare. Che cosa ne pensi di Sì. questo tipo di approccio? Ma guarda, no, questa è una cosa che sta succedendo veramente proprio praticamente in questo periodo, è molto interessante. Cioè, questo aspetto partecipativo del web applicato alla scienza come ricerca, quindi non come comunicazione della scienza, ma come ricerca vera e propria. È interessante, insomma, ci sono delle potenzialità. Tieni presente appunto che la scienza si è sempre fatta in maniera collaborativa, cioè questo mito dello scienziato che sta da solo chiuso nella sua stanzetta e improvvisamente c'è il lampo di genio è un mito, non esiste, non è successo così neanche per Albert Einstein, anche se Albert Einstein è stato uno degli ultimi che effettivamente ha prodotto dei risultati in maniera autonoma e quasi solitaria. Quindi la scienza ha un aspetto collaborativo e il web chiaramente permette di creare collaborazioni potenzialmente in maniera molto più facile di quanto possano fare, che ne so, i congressi tradizionali o lo scambio di articoli come sono stati fatti fino adesso. Quindi qual è la tua visione di qual è appunto il nostro universo? La mia visione è che il nostro universo è abbastanza grande e abbastanza complesso da darci già molti grattacapi e molti problemi per capire come funziona. Ed è un po' difficile dire quali di queste altre idee potrebbero essere corrette.